Ciao a tutti, sono Ten, oggi gioco con The Seven Deadly Sin, che abbiamo nuova informazione per, vedete qua, il 19 più o meno. Abbiamo, ho già guardato, questo qua è il 19esimo, oggi è il, diciamo, il 18, perché sono delle informazioni del primo anniversario. Stra figo, bellissima immagine, strabella, mi piace tantissimo come immagine, costume, anche se costumi così. La più figa per me è Merlin, porco due. Elizabeth e Diana, ma migliore Merlin, madonna mia. Qua, diciamo, non c'è niente, cioè, ma, cioè, diciamo, spiega leggermente cosa c'è nel primo anniversario, perché siamo quasi vicini, cioè, quasi vicini. No, qua, non c'è scritto quando manca, diciamo, non c'è la data così, ma più o meno siamo quasi vicini ormai del primo anniversario. Qua non c'è niente, vedete, una po pochissima roba. Ci sono delle quattro cose nuove più o meno arrivano. E vediamo adesso qual è il punto. Qua c'è scritto: specialmente siamo preparati per l'aggiornamento del primo anniversario. Il 4 di giugno, eccolo qua, 2019. No, quello è stato, beh, rilasciato in forma quello giapponese. Ok, pensavo fosse la data, ho sbagliato io, scusate. Sono arrivato lontano. Ok, come gratuito. Ok, aggiornamento. Primo Grand Cross. Primo anniversario, Gran Festival. Ho già letto qualcosina su qua. Cos'è? Diciamo, abbiamo un nuovo evento di Gran Cross. Ok, che dura. Qua c'è scritto la festa. Dura per un mese. Ci sta, mi piace. Meno, diciamo, spero che è bello. Dico difficile, diciamo difficile, ma qualcosa di bello lunghetto. Che storia. Quindi, peccato, una festival. A quel punto, vediamo come cazzo può uscire. Dopo degli eventi, grazie per ringraziare i giocatori, che va bene l'evento, ok? Avremo un pre-evento per preparazione il 21 maggio, ok? Ci sta, ok? Abbiamo un pre-evento, ok? Ci sta, mi piace. Così abbiamo... Ora, così, 21 maggio, cioè il pre-evento dell'anniversario. Per me fine... Per me prossimo mese, inizio prossimo mese. Potrebbe uscire per me, perché a 21 c'è festival. Fa vedere. Vediamo. Guardo qua un attimo sul telefono. Allora. Per me 21. Allora 21, quasi 2 settimane di festival. Anche se una barra 2 settimane. Per me a giugno. A giugno. Cos'è? Sì, giugno, perché può alcune volte può vedere quanto dura questo festival. Può durare una settimana, anche due. Se, come detto, più o meno, se c'è il diciamo, pre-festival, più o meno a giugno, più o meno, io, cioè, guardo in questa formazione, più o meno dovrebbe indicare su a giugno, più o meno. Dovrebbe uscire a giugno. Eh sì, qua è più, eh sì, giugno, 4 giugno, okay, ecco, quando è stato rilasciato, sì, giusto. Abbiamo un pre-festival che dura più o meno 2 settimane, che è il 4, inizia il primo anniversario, giusto così. Abbiamo, beh, ok, qua, ok, in primo luogo ci sarà un nuovo personaggio che hanno rilasciato. Come narrare. Anniversario. Personaggio, ok, qua, beh, qua abbiamo. Il personaggio sarà prima apparizione nel gioco, sarà ottenibile tramite evento, qui ci sta. Nessun pool. Diciamo che ci sta a quel punto. Ci può stare. Per me, ok, c'è l'evento, ma per me, diciamo, i pre-festival ci butterà qualche banner, per me. Perché, diciamo, l'evento. Diciamo, l'anniversario, ok, si farma il personaggio. Per me il 21 maggio ci butterà qualche banner. Per me un banner ci butta per queste 2 settimane, perché dopo tanto diciamo, il personaggio dell'anniversario, maggior parte è tramite evento, quel punto. Per me fanno così. Lascio, ok, immaginazione, prevedere chissà cosa lascerà cadere, ok. Inoltre Nakaba Suzuki.
mancaka di The Stranded Sin, ha creato un nuovo altro demone, tipo quello giallo, quello altri demoni, che ci sta, mi piace come evento. Mi piace un demone, così mi piace, bella roba. C'era un'altra battaglia con il demone contro un demone contro un demone. What the fuck? Oh, scusa, Terremo un'altra battaglia con il demone contro un demone. Io dico questo demone contro un demone. O Meliodas. O ci butta un Meliodas forma demone. Proprio così. Perché demone contro demone. O dei 10 comandamenti. O Meliodas. Che cazzo c'è di demoni? A quel punto io dico. Sono queste due opzioni. O Meliodas come a terza stagione, vestito da diciamo imperatore demoni, proprio il re, diciamo il più forte dei demoni, o uno dei 10 comandamenti, o diciamo, perché qua non c'è scritto chi cazzo è, ma per me demone contro un demone, per me è più un Meliodas, quel punto per me. Perché Suzuki ha organizzato un sorpreso oggetto che verrà abbandonato nella battaglia del boss, ok, ho vinto. Il primo anniversario abbiamo preparato vari premi della via, alcuni dei onori, che va bene, crescerà la crescita del personaggio. Ok, ci sta, quindi ti danno le cose per farmarlo, diciamo ti fanno in personaggio, ma ti danno anche farmare le medaglie, così per anche per lui quel punto. Come ricompensa per l'evento sarà in grado di risvegliare completamente un personaggio a scelta. Sei in grado di risvegliare completamente un personaggio? Cosa significa? Che posso scegliere un personaggio, quelli che non ce l'ho, quelli che mancano, e posso scegliere uno? Vabbè, ho appena Zeltris a quel punto. Cioè, se diciamo per caso, quando finisci l'evento, mi posso, diciamo, mi dà un ticket che posso scegliere dei personaggi, quelli che mi mancano, scelgo te Zeltris. Perché tanto quello farmabile, il personaggio nuovo è farmabile. Diciamo quel, se fanno questa roba, bellissimo, mi piace. Quindi così mi prendo Zeltris, ho fatto bene, non pullarci troppo a quel punto. L'oggetto, ok, bello, scusate, per qua c'è scritto, sarà in grado di risvegliare completamente un personaggio a scelta. E a quel punto vuoi capire un personaggio, per me puoi scegliere, per me ti danno un ticket come tipo ASAO. C'è quel pacchetto che puoi shoppare, puoi scegliere le armi. Per me fanno cose del genere così. Stiamo anche aumentando la quantità di materiale di crescita dagli eventi che ci sta. Quindi stanno preparando nuovi eventi nel futuro, diciamo. Ok. Seconda metà dell'evento avremo un evento con un nuovo concetto. Event Final Boss Battle. Saranno spendibili numerosi premi per ridurre l'onore del miglioramento delle attrezzature. Ok, ci sta. Event Final Boss Battle, bellissimo. Ah, questo qua, beh, questo qua diciamo, è la prima parte. Seconda parte del nuovo aggiornamento, quando c'è l'anniversario, abbiamo questo nuovo diciamo un nuovo contenuto, si chiama Tower of Trial. Peccato qua c'è scritto il nome, non è preciso, diciamo hanno buttato questo nome, Tower of Trial, perché non si sa, che è gioco ripetibile, che è scalare la torre. Per me qua c'è scritto scalare la torre, diciamo richiederà più strategia. Per me ti fanno fare il come gli altri giochi, così tipo scegli 6 personaggi e le continui finché gli HP non scendono, e dopo le cambi, fai 10 battaglie con quei personaggi, dopo le cambi fai altri 10 personaggi o 20. Per me fanno cose come gli altri, diciamo, altri giochi, tipo ti crei una squadra, dopo ti fai le battaglie, dopo finché non diciamo hanno poche vite, case varie, e le create varie le cambi. Per me fa una cosa di genere, diciamo il solito gioco, ci sta. Per me tanto abbiamo tante cose da fare, diciamo c'è tante cose che abbiamo, ci sta questo uso qua. Il contenuto mira a focalizzarsi maggiormente sul godimento del gioco, che ci sta, che obiettivi con più, diciamo, più con la strategia. La squadra di Tau T, a quel punto vi ho detto, che cambia regolamente e verrà giocata in serie, riceverà aggiornamenti dopo il suo rilascio, ok.
nuova modalità PvP Grand Brawl. Abbiamo quasi menzionato una nota di sviluppo, ok? Sto valutando che è la fase finale di sviluppo, che intendiamo lasciare durante, ok, abbiamo questo nuovo PvP, ma non si sa finché non c'è il primo anniversario, che ci sta. Le modifiche dei contenuti, beh, esistenti, che abbiamo molti giocatori che hanno espresso del loro favore del merito del skip ticker, ok, è stato aggiunto durante il gioco, ok. In più luogo faremo in modo che tale utilizzo che garantiranno comunque ok, esperienza. Ah, non so, non c'ho, io ho livello 80, non c'ho guardato, che davano sì un'esperienza, davvero, non c'ho guardato. Per i costumi sono in grado di evocare un demone specifico. Scusa, perché? Per i costumi che sono in grado di evocare un demone specifico. What the fuck? Che cazzo stanno facendo? Anche se non sei in grado di evocare il demone specifico ora, prevediamo di far funzionare quella funzione quando stai usando il ticket skip dopo aggiornamento. Voglio capire che cazzo è questo qua dei costumi dell'evocazione. Voglio capire che cazzo è. Abbiamo verificato aggiungere nuove missioni, meno male. Il spacciamento di pattuglie per consentire ai giocatori di ottenere più biglietti salto. Beh, ci sta. No, beh, ci danno un po', ma in più ci sta, perché è più, diciamo, quando usi tanto adesso è più meglio, dai, ci sta meglio. Inoltre migliorano i giocatori che erano quando cucina un piatto, ok. Quarta, l'ultima cosa riguarding Knighthood Battle. Diciamo, la versione beta di ha avuto molti bug e errori. Ci siamo sicuramente con tutti coloro che percepite la beta, che riteniamo che anche la versione beta, ok, che è piaciuta al termine stagione, ok, figo, mi sono migliorato, ok. Quello che sono per esprimere che nuove cose, che è una sincera gratitudine di tutti i giocatori, che è durata l'anno. Continuano a migliorare il QOL, vari aggiornamenti, ok, il tuo viaggio di Britannia ancora più piacevole. Ok, basta, finito. Diciamo, i più importanti sono questi due. Ti spiega che abbiamo il personaggio, abbiamo un pre-festival il 21 maggio, così oggi è 19, tra 3 giorni, diciamo, 3 giorni abbiamo questo pre-festival. Per me ci deve per forza buttare un banner, perché non puoi mettere un cazzo di banner adesso niente, e nel, diciamo, nel anniversario si farma appena il personaggio. Per me o butti un banner in pre-festival, in pre-evento, diciamo, per me ci butteranno qualcosa. E dopo abbiamo, mi piace che si può farmare il personaggio, ci sta se qualcuno non riesce, diciamo qualcuno si apre appena un account, cose varie, ci sta tanto, mi piace. E cosa anche, vabbè, i demoni, così vuoi capire, per me il demon contro un demone, per me è un Meliodas, per me abbiamo un nuovo Meliodas, forma demone proprio. Proprio la forma demone per me, col costume, per me è una cosa del genere, perché diciamo battaglia contro il demone, contro un demone, per me i demoni è l'unico cosa, sono o Meliodas o i 10 comandamenti, sono gli unici che hanno, diciamo, i poteri dei demoni, così gli altri della squadra non ce l'hanno. Per me forse un Meliodas, ma vediamo un po', vediamo un po'. Ok, l'oggetti muove, ci sta. Ok, questo qua cos'è? Abbiamo crescita del personaggio, ok. E questo qua per capire se è in grado di, diciamo, risvegliare completamente un personaggio a scelta. Voglio vedere se tipo ti farmi tutta la storia, ti danno un ticket che poi scegli un personaggio qualsiasi. Allora io mi prendo Zeldris, che okay, mi manca a quel punto. Per me se fanno una cosa del genere, strabello, figo. Meno dico, meno ho detto quasi quasi, ci ho anche risparmiato per prendere un personaggio. Però vediamo come cazzo fanno. Ok, aumenta che carattere varie ancora. Secondo l'evento, che okay, dei concetto, che okay, batto, e ci sta, ancora apprezzato, diciamo, l'attrezzatura ci sta, non è brutto.
Il Tower of Trial ci sta, diciamo, è un evento più perché io, diciamo, uso un po' i ticket così, diciamo, più, diciamo, lavoro. Meno male che c'è, finalmente sono usciti questi ticket, meno non perdo gioco, meno riesco a farmare senza tante ore a quel punto. Cioè, questi qua ci sta, un coso in più di... ci sta, ci sta. E basta, quel tanto, meglio ancora, c'è più tanti ticket, meglio ancora, sono contento, meno si può usare più tante cose, e basta. Questo qua è appunto l'evento. Così abbiamo un nuovo, abbiamo un pre-fest, ripeto, ancora in nuovo. Abbiamo un pre-evento 21 maggio, ci sta tanto. Per me ci butta un banner. Per me ci butta un banner per forza. Perché puoi regalare un personaggio del festival che sicuramente è il primo anniversario, cioè è uno dei più forti per forza. È uno dei, per me l'anniversario è il personaggio per me il più forte del gioco, perché per forza. Per me io penso che devono minimo buttare diciamo un banner per il pre-evento, per forza, per me lo fa. Per me io penso che butteranno l'evento, il banner. Se non buttano, o lo buttano nel festival, diciamo nell'anniversario, ma c'è scritto che si farma Lula. Diciamo non c'è niente nel primo anniversario, che si... è una storia lunga che si farma, che dura un mese, a quel punto che durerà tantissimo, così è una storia lunghissima, a quel punto per me è una storia che ti farmi piano piano, ti danno le cose così, ci sta bella roba a quel punto. E vediamo un po' che cazzo fa, che mi interessa tanto in questo gioco. Vorrei tanto, che ho guardato su Twitter, cagate varie. Non c'è un cazzo di qualche informazione dei personaggi, diciamo qualche sì, qualche informazione dei personaggi, non c'è un beata minchia. A quel punto non c'è proprio un cazzo, ma ci sta, dai, mi piace come è fatta roba qua. Mi piace come è fatta e punto e basta. Quindi ci fermiamo, se vi è piaciuto il video lasciate qua like, non so chi iscriviti al prossimo video, ciao! The difference between what it means to be good when you're trying to be epic. No, you don't gotta believe in me, nothing can stop me, I already said it. I'm taking everything they stole from us. You got your problems, I'm a whole nother. I'm giving people